UEV, Mariano fa una confessione shock, arriva il provvedimento della De Filippi. Il tutto è avvenuto nella registrazione del Trono Classico realizzata la settimana scorsa. Da alcune settimane il Trono Classico di Uomini e Donne ha avuto un aumento degli ascolti e interesse da parte dei telespettatori grazie alla presenza di Mariano Catanzaro nel ruolo di tronista. Quest'ultimo non è un volto nuovo del dating show Mediaset, infatti alcuni anni fa ha corteggiato Valentina Dallari e successivamente la brasiliana Desiree Popper. Sin da subito il giovane napoletano ha diviso il pubblico a metà. Per quale motivo? Nei paragrafi successivi troverete tutte le informazioni. Mariano divide il pubblico di UED. È stato Catanzaro Show sin dalla prima puntata del Trono Classico, facendosi notare con la sua simpatia e modi di fare. Ovviamente questo suo comportamento non è piaciuto a tutti, in molti hanno manifestato la loro gioia nel vederlo nuovamente nello studio Helios, mentre altri non hanno apprezzato le varie prove che Mariano ha sottoposto alle ragazze arrivate per lui. Ancora è molto presto per capire quale corteggiatrice sceglierà, ma il tronista sembra avere già un debole per la bellissima Federica, che è amica del suo collega rivale Nicolò Brigante. Nell'ultima registrazione del parterre dedicato ai giovani, Catanzaro ha sorpreso tutto il pubblico e soprattutto Maria De Filippi per una confessione inaspettata. La rivelazione di Catanzaro alla conduttrice del dating show. Secondo quello riportato su un noto sito che si occupa di televisione, Mariano ha confidato alla conduttrice che da quando sta sul trono ha ricevuto numerose telefonate da agenzie che gli avrebbero fatto una proposta, uscire con le ragazze che gli proponevano loro. Si tratta di una ventina di imprese sparse in tutta la penisola, in particolare al sud Italia. A quel punto la De Filippi ha chiesto a Catanzaro di fare i nomi di questi agenti e il ragazzo partenopeo non si è sottratto, anzi li ha comunicati immediatamente. Subito dopo, Quen e Maria ha assicurato che nessuno di loro lo contatterà più e che addirittura lavoreranno anche di meno. La moglie di Costanzo ha apprezzato la sincerità del tronista, ma nello stesso tempo si è molto infastidita di questa situazione che si è creata intorno a Uomini e Donne. Ricordiamo che da alcuni anni Maria ha proibito a coloro che si siedono sulla poltrona rossa di avere dei propri profili sociali e agenzie durante la loro permanenza in trasmissione. Per altre informazioni su Dating Show Mediaset, continuate a seguire questo sito.